Chi è il volontario tipo dell'Auser? Volontario tipo dell'Auser siamo tutti, perché se parte dai 20 anni a 80 anni, basta uno sia idoneo, con la testa a posto, si può sfidare, perché si tratta con bambini e si vuole persone giuste. Nello specifico cosa fa il volontario? Va davanti alle scuole, agli asili? Accoglie i bambini dentro le scuole, che arrivano prima dell'orario, accompagna i genitori, in modo che i genitori fanno tempo andare a lavorare alle 8, perché sennò fino alle 8:25 non gliene prendono alle scuole, capito? E come farebbero loro se fosse loro? Quindi è un aiuto alle famiglie, ai genitori. Esatto. Allora, e qui al centro Auser si raccolgono centro i volontari? Si accompagna le persone, se la vettura da fuori, che ha bisogno della visita, non possono andare con altrimenti, si accompagnano noi, o a fare la spesa, o anche a vedere un cimitero, portare a vedere i defunti. Avete dei trasporti? Sì. Avete delle macchine? Che... Sì, la vettura, non è che siamo tanto ricchi. Ok. Allora, l'Auser è nato il 1° di maggio. Qui questa sede è nata l'anno scorso di settembre, ma qui siamo venuti il 1° di maggio. Ok, e come sta andando? C'è affluenza? Avete bisogno di volontari? Fate una richiesta? Volontari non sono mai troppi, più sono e meglio è. Lasciamo un numero telefonico oppure un indirizzo, email, non so, un recapito? Sì, c'è tutto, qui c'è tutto, con i nostri volontari c'è tutto. C'è le mail, infatti, c'è i numeri telefonici. Ah, e ci si può rivolgere anche a lei? Sì, sì, perfetto. Ok, quindi chiunque volesse aiutarvi in questa missione, chiamiamola così, di aiuto sul e solidarietà agli altri. Sì, sul poco e sul tanto noi siamo sempre ben accettati. Sono sempre ben accettati perché noi stiamo alla banca del tempo, anche un'ora alla settimana, e noi ci va bene. Ecco, la banca del tempo? La banca del tempo e la banca d'artista, tutto. Ho capito, sono i dati che riportate di queste persone. Tutto. Ecco, ho capito. Allora, e troviamo anche un banchino al mercato che vi fa conoscere. Con questa roba qui che si danno in offerta, e noi si raccoglie fondi per andare avanti con questa roba. Ecco. Che quindi... poi è tutta roba buona, ma se dà. Ha un'offerta di 1 euro, 2 euro, 3 euro. Certo, quindi i vostri soldi, i contributi per mandare avanti il centro esatto, vengono esatto. Realizzati, diciamo, costruiti grazie alla solidarietà degli altri. Dei cittadini. Sì, quindi sì. Si parla unicamente di volontariato in questa vostra missione. Volontariato nostro. Certo. Noi non ci ballano, non ci fa le scene, si organizza la scena per stare insieme, siamo al ristorante, si cerca magari di tirare il prezzo, ma non si può fare da noi. Certo. Quindi, perché se no si passa come promozione sociale, non come Onlus veramente attiva. Certo, quindi la vostra Onlus che conta, mi ha detto, 120 persone tra no, tutti? No, 220 iscritti. 220 iscritti. Cioè, come si fa a iscriversi? Vengono qui, si muoio più la testa di voi. Noi si fa a ottobre, il 2 di ottobre, si fa il Carmine Sant'Albino. Ah. Si passa col Pullman, si prende la Seronto, la Camusia, San Lorenzo e si portano giù, se li portano giù. Certo. Con poca spesa, 12 giorni, vengono giù. Allora, qui siamo in via? Qui siamo in piazza De Gasperi. Piazza De Gasperi. Al numero 1516. Numero 1516 a Camucia, ah. Chiunque volesse venire all'Auser. Oppure se no telefono al cellulare 334 34 42 227.